bandierina per il primo angolo dell'Alessandria nel corso del primo tempo. Pallone direttamente a centrare, il colpo di testa di Giura e arriva il vantaggio degli ospiti. Al cross verso Nizzetto di testa e arriva il pareggio dell'Entella nel corso del quindicesimo minuto. In questo secondo tempo, ottimo il cross di Volta Carvaglio. Un po' di spazio per il 10, il cross di Nizzetto verso Diau di testa, peccato, urando il volo del gol del numero 9 dell'Entella, che porta in vantaggio i biancocelesti quando siamo nel corso del 39esimo minuto del secondo tempo. L'Entella la ribalta grazie al neo entrato giocato, Diau riesce a conquistare ancora il pallone, servizio per Adorian, palla per Caturano che la chiude lui con la doppietta, ottima l'azione di Diau, venuto fuori anche lui molto bene. Foglia, punto lo velo, Brunoghi, rete, trova l'angolino, Brunoghi a fil di palo, il sesto gol in campionato per Brunoghi. Sala, Belli, arriva Eramo, Sala resiste però, Serrotti prova a affondare, poi dentro gran palla per Foglia, al volo, che gol, che pallonetto, il 2-0 dell'Arezzo, due cose bellissime, l'assist di Serrotti e il pallonetto delizioso da parte di Foglia, questo è un gol fantastico per la costruzione. Entrare, palla tagliata, rimane lì dentro l'area, attenzione, sponda fuori per Paolucci, la rimette in mezzo, colpo di testa, gol, gol, gol da parte di Egamo che si è tuffato e ha messo il pallone in rete e dunque accorcia l'Entio. Cerca Icardi, la palla sembra buona, Icardi col destro, cross teso, Diav di testa, sta arrivando Carvaglio, Egamo, destro secco, rete! Egamo, il 2-2 al 42esimo! Egamo con una doppietta riesce a raggiungere la rete. Calcio di rigore, Luperini, parte il tiro, la rete della Pistoiese, palla da una parte, portiere dall'altra, dunque Gregorio Luperini porta in vantaggio la sua Pistoiese, 1-0, minuto numero 11, cambia subito l'esito, la bandiera è costruita a schiovere, non arriva la chiusura e arriva il gol di Chiosa, il pareggio di Chiosa. Carvaglio, corsa lenta, il tiro alla rete sotto l'incrocio, l'Entella si porta in vantaggio 2-1, Mota Carvaglio sotto il contropiede di Iocolano, cura per Nizzetto, ancora Nizzetto, pennellata di Nizzetto per Iocolano, poi il colpo di testa di Adorian, il tiro vincente da parte di Mota Carvaglio, 3-1 Entella, la doppietta. La traiettoria di entrare sul primo palo, insidiosissima la palla che si alza, poi va Marotta, il volo e trova un gol bellissimo, anzi si tratta di Porcari, chiedo scusa, che va ad incendiare i propri tifosi e porta il Piacenza in vantaggio quando siamo nel corso del 19esimo minuto, un gol bellissimo quello di Porcari, da fuori ha trovato la conclusione al volo, nulla da fare per Paroni, per gol al volo di destro. Mota Carvaglio riesce ad andare via, poi Caturano, l'apertura è per Nizzetto, può andare al tiro Nizzetto, va in diagonale, la palla rimane lì, Caturano, tu per tutto il portiere, lo fredda segnando l'1-1 quando siamo giunti al 29esimo minuto di questo primo tempo, Caturano la pareggia e segna il quinto gol di Nizzetto. Nizzetto va al tiro da lontanissimo e trova un gol bellissimo che permette all'Entella di passare in vantaggio 2-1 per i padroni di casa, un gol stratosferico di Luca Nizzetto che fa 4 in stagione e al
così che è arrivato il calcio d'angolo per il Piacenza. Quindi il tetto viene liberato bene Iocolani, il cross in mezzo a trovare la deviazione di Bota Carvaglio, che in apertura di secondo tempo fa 13 in campionato e porta la Virtus Entella sul 3-1.